Io ad Alugnano non ho nessun ruolo particolare, nel senso che non ricopro delle cariche, non ho delle funzioni pubbliche. Sono un biologo molecolare, mi occupo di citogenetica, di editing genomico e poi collateralmente, parallelamente, mi occupo di biodiversità, in particolare di biodiversità vegetale, della sua conservazione e così via. Quell'area lì, al di là del fatto che ai miei occhi fosse un luogo speciale, un luogo dei ricordi, della memoria, ha conservato tutta una serie di microecosistemi, di microhabitat interessanti dal punto di vista della biodiversità e così via. Nello stesso tempo c'è una grande gamma di segni di questa lunghissima storia. Chiese, cappelle campestri, piloni votivi, rimanenze di vecchi mulini, c'è una grande ricchezza. Il romanico può essere un attrattore forte per avere proprio, come dire, una sorta di mappatura su cui muoversi per incontrare il territorio, ma il territorio poi lo si incontra nella sua totalità. La distribuzione delle chiese romaniche, per esempio nell'Astigiano, è una sorta, come dire, di immagine in negativo degli insediamenti basso medievale. Queste chiese, divenute da chiese di villaggio, diventate chiese campestri, si sono armonizzate come nient'altro con il paesaggio circostante. Certamente questa chiave di lettura del territorio attraverso le sue testimonianze romaniche non è soltanto un viaggio nell'arte, non è soltanto tornare ad assaporare in qualche modo delle atmosfere medievali, ma è anche un ottimo modo per cogliere tutta la bellezza paesaggistica, la bellezza ecosistemica. Oggi la consapevolezza è aumentata, ci sono più persone che sono consapevoli del patrimonio romanico, del patrimonio di biodiversità, ma questo non si traduce automaticamente in un rapporto, come dire, più fecondo e più armonico con questi elementi. Non c'è comunicazione su quel territorio, non c'è possibilità di fare emergere, di trasformare, di mettere in atto le potenzialità che quel territorio ha. Se contemporaneamente a questa azione non c'è una programmazione estremamente precisa e attenta alla tutela, alla conservazione e alla gestione di ciò che c'è. Io presiedo una piccola associazione locale che stiamo facendo da 20 anni, una cosa che quando è iniziata sembrava una roba da intellettuali un po' persi tra le nuvole e che invece si è rivelata poi di un'importanza enorme. Noi notavamo che quel territorio lì perdeva tutti gli anni una quota, diciamo, misurabile e significativa della sua bellezza ecosistemica. Abbiamo creato un fondo, abbiamo identificato le aree di maggiore interesse che erano dei giacimenti di naturalità e degli scrigni di elementi di tipo naturalistico significativi, proprio con l'idea di acquisire queste aree e farne una protezione integrale. Sembrava una cosa strana 25 anni fa, oggi invece viene compreso da tutti perché l'abbiamo fatto, e questo può diventare un altro attrattore di quel turismo che dicevo prima, non un turismo che viene a consumare queste cose, perché sono ambienti delicati, fragili, non sono in grado di sostenere il flusso di persone, il calpestio, le cose. No, ma è un attrattore turistico nel senso che dimostra una qualità che si è conservata nell'ambiente, che può anche essere fruito, ma deve essere fruito attraverso una visita guidata, e che però è ciò che dimostra in termini tecnici quella conservata qualità del territorio. L'agricoltura è un elemento costitutivo che ha disegnato proprio la morfologia di quel paesaggio. È un'agricoltura ancora su piccole superfici con una notevole diversificazione. L'agricoltura di per sé non è un elemento impattante, ma vanno evitate le deviazioni verso l'intensivizzazione e va attentamente curata la gestione del patrimonio forestale. Noi dobbiamo considerare i boschi antichi come consideriamo le chiese romaniche. E vanno rispettati in maniera integrale. Dobbiamo utilizzare sul resto del patrimonio forestale delle tecniche di selvicoltura naturalistica che ne consentono una parziale utilizzazione, ma mirano al miglioramento e al ripristino dell'antico valore
che avevano quei boschi, e soltanto per una piccolissima parte possiamo immaginare una utilizzazione più intensiva. Il progetto fondamentale è sempre lo stesso, cioè è quello di trasformare questa ricchezza endogena del territorio nel, come dire, proprio nel binario, nelle coordinate in cui si sviluppa il futuro di quel luogo.